ragazzi e bentornati a Scary VR. Per voi oggi un gioco nuovissimo per PlayStation VR. Veramente nuovo perché è uscito pochissimi giorni fa e parliamo di un titolo che fa della psicologia il suo punto forte, oltre i vari jumpscare che lo arricchiscono per renderlo veramente terrorizzante. Ma questo titolo avrà soddisfatto le mie aspettative? Beh, scopriamolo insieme. Intanto, il titolo di oggi nient'altro è che The Impatient. The Impatient è un titolo della Supermassive Games del 2018 per PlayStation VR. Insomma, che dire di questo gioco? Beh, innanzitutto l'attesa era spasmodica, veramente, perché dopo aver giocato titoli come Resident Evil 7, Here They Lie, Paranormal Activity e via dicendo, attendevo troppissimo questo gioco, perché innanzitutto sappiamo che è un prequel di un titolo che ha fatto successo come Until Dawn, quindi ecco, scoprire cosa è avvenuto 60 anni prima, insomma, mi faceva molta curiosità. E speravo tantissimo in qualcosa che, non tanto azione, ma qualcosa di più completo anche a livello narrativo. Ma ci sarà riuscito? Beh, in parte. Purtroppo non è un titolo che mi ha conquistato al 100%. Però prima di dire altro vi spiego un pochino la trama. Che poi è anche piuttosto semplice. Ci risvegliamo all'interno di un sanatorio a Blackwood Pines, 60 anni prima dei fatti di Until Dawn. E ci troviamo lì, smarriti, e non ricordiamo nulla, tranne il fatto che siamo rinchiusi in questo luogo spettrale con un dottore che ci fa delle domande. Let's test your memory. Man mano che ci troviamo all'interno di questo terribile luogo, cominciano ad accadere fatti surreali, incredibili. È un'infezione? È il male? Ci avrà colpiti? Beh, scopritelo con lui. Beh, ragazzi, non volevo dirvi troppo della trama, altrimenti avrei rischiato di farvi veramente tanti spoiler e già, il gioco, non durando troppo, sarebbe stato piuttosto fuori luogo. Perché? Sì, parliamo subito del tempo di durata del gioco. Siamo all'incirca tra le 3 ore e mezzo, 4 ore. Quindi, veramente, poche per un gioco che comunque viene venduto al pubblico a 39 euro. Il che fa piuttosto male. Però, adesso, senza parlare troppo del costo e del tempo, parliamo un po' del titolo, della struttura. Sicuramente a livello visivo il gioco è molto bello. Sì, devo dire che rende moltissimo, sia su PlayStation 4 che su PlayStation 4 Pro. La resa visiva del VR in questo gioco è degna di nota. Ci porta all'interno di luoghi oscuri, spettrali, che fanno veramente brivido e raccapriccio. E soprattutto ci mettono a dura prova a livello psicologico. Perché? Perché oltre il fattore sorpresa, quindi jumpscare e paura angosciante ogni volta che entriamo in una stanza, c'è proprio un discorso su l'ansia che trasmette il dialogo stesso tra soggetto e tutti i ironisti che ci ruoteranno intorno. Veramente riesce a farti accalappiare per ogni singolo attimo, attraverso messaggi un po' criptici, attraverso discorsi diretti, ma soprattutto con personaggi che sembrano essere veramente alienati, fuori dal mondo, fuori da ogni contesto. Iniziamo subito a dire che il gioco non è d'azione pura, anzi, è più un'avventura quasi guidata, tra virgolette, tranne in alcune sessioni, perché vive su dei flashback del nostro personaggio e soprattutto sulla narrazione, perché noi spesso e volentieri incontreremo soggetti che ci faranno delle domande e con cui dialogheremo, e il gioco ci mette davanti a dei bivi dove noi dovremmo rispondere o una o l'altra cosa, creando a volte anche effetti farfalla, che sono quelli che poi dominavano anche il caro vecchio Until Dawn, quindi modificando la storia e ovviamente la narrazione
di quello che stiamo vivendo in quel momento. Quindi piuttosto interessante come meccanica, anche perché molte delle nostre funzioni vengono fatte o tramite joystick o move a comando vocale. Quindi siamo noi che andremo a parlare, a leggere quale delle due risposte dare e queste si mettono in azione. Quindi una cosa piuttosto innovativa e soprattutto funzionale. In effetti, devo ammettere che il comando vocale sui dialoghi mi è piaciuto parecchio, perché gli dà un senso di pressione maggiore, perché ecco, in alcuni casi possiamo quasi interpretare noi recitando la parte del personaggio, quindi parlare, quindi dire le frasi che vengono messe su schermo, rimane interessante. Poi, per quanto riguarda i movimenti, io consiglio altamente i move, perché innanzitutto il gioco non è frenetico, quindi il passo è piuttosto lento. E ovviamente abbiamo le mani indipendenti, quindi è interessante, andiamo sui muri a bussare o usare la torcia, è tutto molto ben gestito, bisogna ammettere che ecco, è fruibile, funziona molto bene e ti fa immergere ancora di più in questo oscuro e terribile incubo, in maniera molto molto efficace. Va bene, sì, parliamo di horror psicologico, quindi tanta angoscia, tanta ansia, ma sa anche spaventare? Beh, sì, ragazzi, devo ammettere che dei salti pesanti ne ho fatti parecchi, nel senso che sì, gioca anche molto sullo jumpscare, forse è un po' troppo gratuito, ecco, in alcuni momenti avrei preferito un altro tipo di terrore che lo spavento messo lì tanto a casaccio, tanto per farmelo permetterlo. Però è vero anche che ci sono alcune sequenze che sono terribilmente ansiogene e fanno veramente paura. Cioè, non voglio fare spoiler, ma ci sono alcune situazioni dove io ovviamente ero teso più di una corda di violino, quindi devo ammettere che su quello sono stati molto abili. Sicuramente è molto interessante esplorare questo luogo grandissimo con la nostra torcia, con questo passo quasi felpato, lento, lento, È molto bello e comunque riesce a farti immergere in questa storia. Peccato che sia troppo lineare. A tratti sembra semplicemente di fare un piccolo percorso per poi arrivare agli ennesimi bivi dove noi sceglieremo cosa pensiamo sia meglio per noi. E quindi ti smorza questa pseudo azione. E questo è un po' un peccato, soprattutto perché si arriva troppo presto all'epilogo finale, troppo presto. E sicuramente il nostro voler sapere di più, ma se tutto fosse durato qualcosina di più, non dico 6-7 ore almeno, forse avremmo avuto tra le mani qualcosa di più concreto. Attenzione, questo non vuol dire che il gioco sia brutto, ma semplicemente che avremmo voluto avere tra le mani qualcosa di più corposo, più invitante, più grosso, ecco, perché proprio perché comunque è un titolo interessante, che piace, che acchiappa. Il comparto sonoro è a dir poco eccezionale, ti riesce a avvolgere con questa musica tetra, tenue, soprattutto con questi effetti sonori minuziosi, cristallini. Quindi, personalmente, io The Impatient ve lo consiglio, magari ecco, a trovarlo a un prezzo più ridotto non farebbe male, perché forse ecco, 39,99 non sono pochissimi per un titolo così breve, però rimane un titolo comunque di qualità, che funziona, visivamente riesce comunque a farti immergere in questa storia così cupa, malata, e soprattutto se vi piacciono gli horror, è pur sempre un horror, quindi ne vale la pena, soprattutto perché con il VR sappiamo tutti quanti quanto funzionano e se funzionano. Se volete scoprire cosa è accaduto 60 anni prima di Until Dawn e quindi carpirne tutta la storia, quindi di questo assurdo e raccapricciante prequel, sicuramente The Impatient è l'acquisto obbligatorio che dovete fare. Sempre se avete un PSVR, perché è un'esclusiva per PlayStation VR e ovviamente una PS4. PlayStation.
Detto ciò, ragazzi, io vi rimando a una nuova recensione per Scary VR con altri titoli interessanti, sempre a sfondo horror. Quindi, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando la campanella, altrimenti non vi arriva la notifica, che poi è macello. E nient'altro, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e buon horror.